Due taniche di benzina, una cinquantina di proiettili e un cambio d'abiti pronto per la fuga. Eccola qui la valigia che Luciano Franceschi aveva preparato per fuggire dopo aver sparato e forse nelle sue intenzioni anche ucciso Luciano Gambarotto, il direttore del credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'aveva messa nel sedile posteriore dell'auto. Con il passare delle ore il suo piano diabolico viene alla luce. Franceschi era determinato ad uccidere, pronto ad ammazzare chiunque si fosse messo sulla sua strada, se non fosse stato fermato eroicamente da due dipendenti della banca che gli sono saltati addosso mentre aveva ancora l'arma carica in pugno e minacciava di fare una strage. Oggi avremmo pianto altre vittime. L'esame della Panda con cui è arrivato in banca e che ha abbandonato con le portiere aperte, come vediamo in queste immagini, sulla rampa di accesso dell'istituto di credito, ha rivelato nuovi particolari inquietanti. Oltre alla pistola 7.65 che ha portato con sé, con la quale ha sparato due colpi contro il direttore, aveva altri due caricatori pronti e una scorta di 50 proiettili, più due taniche di benzina che avrebbe forse usato per disfarsi dell'auto. Tutte circostanze che, associate al proclama che poche ore prima aveva lasciato sulla sua pagina Facebook, invitando i suoi sostenitori a seguirlo con le armi e ad essere spietati, dà il quadro delle reali intenzioni dell'uomo. Vedovo da un anno, padre di tre figli, venetista convinto, Franceschi gestiva un piccolo supermercato a Borgoricco e nel 98 aveva disteso centinaia di metri di nastro adesivo a Borgoricco per disegnare l'effigie del leone di San Marco. Qualche mese dopo era stata bloccata una busta a lui indirizzata con una vecchia pistola e una lettera minatoria contro il procuratore Papalia. Ora è in carcere e deve rispondere di tentato omicidio. Allora, come oggi, avrebbe pianificato tutto da solo. Al magistrato che lo ha interrogato ha detto di non riconoscere la magistratura italiana.